Ciao a tutti, mi chiamo Barbara Re, ho studiato ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano, ho fatto sia la laurea triennale che magistrale e anche il dottorato di ricerca. Attualmente sono ricercatrice all'Università di Zurigo, ma a breve, tra poche settimane, rientrerò in Italia come ricercatrice sempre qui al Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale. Mi occuperò di simulazioni di formazioni di ghiaccio attorno alle pale degli elicotteri o degli aerei. In più, in particolare, mi occuperò di sviluppare dei software che possano simulare come i flussi di aria si muovono attorno alle pale degli elicotteri e aggiungerò a queste simulazioni anche la descrizione della formazione del ghiaccio, quindi ci saranno delle particelle di acqua che andranno ad attaccarsi una con quell'altra si formeranno delle particelle di ghiaccio attorno alle ali e questo è un problema molto comune, di grande interesse nell'ambito aeronautico. Il momento che ricorderò per sempre dei miei studi è il momento in cui ho passato l'ultimo esame, quindi rimaneva solo la tesi di laurea, che però era una parte divertente del percorso di studi. Per descrivere con tre aggettivi la mia esperienza di studio al Politecnico direi sicuramente stimolante, non banale, sicuramente ricca sia dal punto di vista di nozioni ma anche dal punto di vista umano, le amicizie che si sono create sono ancora oggi molto solide. Attualmente con i miei colleghi sono in ottimi rapporti, c'è un clima di collaborazione scientifica ma anche di un'amicizia. Il vantaggio di trovarmi in un ambiente piuttosto internazionale facilita questo sviluppo di relazioni che possano andare un po' oltre il semplice lavorare insieme tutti i giorni ma anche il vedersi al di fuori degli orari standard di ufficio. Sicuramente ingegneria aerospaziale può essere considerato un percorso formativo flessibile. Ad esempio io ho fatto un dottorato in collaborazione con un istituto di calcolo numerico in Francia e attualmente a Zurigo sono in un dipartimento di matematica, quindi ho esplorato un pochino diversi aspetti che caratterizzano il mio lavoro di ricerca, che è sicuramente spendibile in diversi ambiti anche in termini lavorativi al di fuori della ricerca accademica. Il mio consiglio per chi vuole intraprendere questo percorso di studi in ingegneria aerospaziale è di dedicarci il tempo che non sarà poco, quindi di dedicarsi con entusiasmo a questo percorso di studio e di non lasciarsi scoraggiare alle prime difficoltà e magari in qualche esame che non va proprio a genio, ma può essere solo uno in un percorso di studio lungo. Con che aggettivi mi definirei? Io mi definirei curiosa, determinata e responsabile. Ho capito che il mio percorso di studio era quello giusto, andando avanti perché mi appassionavo alla materia sempre di più. Ho capito poi che il percorso diciamo lavorativo nella ricerca era quello che volevo fare durante il lavoro di tesi perché mi è piaciuto particolarmente la possibilità di lavorare su un progetto, quindi su investigare degli aspetti con una certa libertà che si può avere durante il percorso di tesi. I maggiori momenti di difficoltà durante il percorso di studio sono ovviamente gli esami andati male, quindi c'è sempre un po' di scoramento, soprattutto dopo delle settimane magari di studio intenso, non ottenere i risultati sperati non è il massimo. La mia strategia era lasciar passare qualche giorno e poi cercare di fare autocritica e vedere come potevo prepararmi meglio e cosa potevo cambiare. Anche un esame fallito è comunque un'occasione per imparare qualcosa e fare meglio la volta successiva.
L'incoraggiamento più grande, anche in quanto donna, nel proseguire questo percorso formativo è arrivato dalla mia famiglia. Sono stata la seconda in famiglia, hanno sempre detto i miei, la prima era stata mia zia a seguire un percorso universitario, e quindi a laurearmi, e da parte di tutta la mia famiglia ho sempre sentito il loro appoggio e anche il loro entusiasmo di avere una figlia da parte dei miei genitori o da parte di mio fratello, una sorella ingegnere, per loro è sempre stato un motivo di orgoglio. Io credo ci sia un valore aggiunto ad essere donna ingegnere, perché essendo donna ed essendo ingegnere una figura che è tipicamente associata all'uomo, essendo donna ci fa vedere le cose in un modo leggermente diverso, quindi la capacità di vedere lo stesso problema da un punto di vista diverso è sicuramente un valore aggiunto che ci permette anche di collaborare meglio con i nostri colleghi uomini, perché abbiamo alcune capacità complementari. Suggerirei alle studentesse delle superiori di fare questo percorso di studi in ingegneria aerospaziale, prima di tutto perché secondo me è molto divertente. Si imparano tante cose, anche come prospettive per una carriera sicuramente ne offre parecchie. Sicuramente avere più ragazze, quindi avere un maggior numero di colleghe donne durante gli studi, è un modo per renderlo più appetibile, quindi non venite da sole ma convincete le vostre amiche a iscrivervi in ingegneria aerospaziale. Sicuramente l'aspetto umano è importante, sviluppare delle amicizie, delle collaborazioni con i colleghi di corso è molto importante per rendere appetibile un corso di studi in ingegneria. Io ho iniziato a studiare con l'idea che non mi piaceva studiare e che volevo smettere di andare a scuola il prima possibile. Quindi ho fatto un istituto tecnico, diciamo perito aziendale, e al quarto anno ho fatto uno stage durante l'estate e ho detto ai miei genitori: "Bah, forse proverò a studiare un po' piuttosto che andare a lavorare in un ufficio tutto il giorno", e avevo sempre detto che se proprio dovevo fare un'università sarebbe stato ingegnere aerospaziale, perché mi incuriosiva molto tutta l'aerodinamica, ero appassionata di Formula 1, quindi questa è stata la scelta che mi ha portato qui. Il mio obiettivo a livello lavorativo è ottenere una posizione permanente come ricercatrice al Politecnico di Milano e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali, per mettere a frutto al meglio quello che ho imparato fin qui. C'è il sogno di fare un lavoro che abbia più un'utilità verso il sociale, quindi qualcosa di più di impatto, di aiuto per gli altri. Però se rifletto ho capito che queste sono le mie competenze, quindi comunque attraverso l'insegnamento ai nuovi studenti è un modo di come si dice, il transfer of knowledge, quindi di dare indietro qualcosa comparato alle nuove generazioni, quindi di aiutare anche un aspetto, chiamiamolo sociale, poi non è proprio il sociale che si intende sempre. Sicuramente nell'ambito accademico in ingegneria c'è della competizione, perché principalmente le posizioni permanenti sono in numero limitato, quindi è un percorso piramidale. Però la competizione che ho sperimentato io è sempre stata una competizione positiva, senza sgarbi o sgambetti da parte di colleghi o colleghe, ma ho sempre visto questa competizione come uno stimolo per fare meglio, per migliorare, per raggiungere i miei obiettivi. Fare un'esperienza all'estero a livello di studio o di ricerca è comunque un'occasione di crescita personale, al di là del imparare un modo diverso con cui si fa ricerca, perché comunque cambiando istituzioni, cambiando nazioni, ci sono dei modi diversi di insegnare. Nel mio quotidiano ho imparato questo, nell'insegnamento è diverso tra quello che facevo qui e quello che ho fatto a Zurigo, ma anche nei modi di vivere, quindi a imparare a conoscere, lavorare con colleghi che non sono della tua stessa nazionalità, è sicuramente qualcosa che ti arricchisce personalmente.
Ciao a tutte, non abbiate paura di intraprendere un percorso di ingegneria perché sicuramente almeno un'altra amica la troverete e vi divertirete.